facciamo il video. Guardate la mia fascetta di H&M, carina. Facciamo il video delle tieni così, sì, delle cose di aprile, delle cose di aprile, laddove non abbiamo per forza dei preferiti, abbiamo delle scoperte, dei preferiti, delle novità, insomma cose venute fuori in un modo o in un altro nel mese di aprile. Andiamo con ordine. Si riconferma super preferita questa Dior Skin Nude BB Cream di Dior. Io la utilizzo spessissimo la mattina, quasi tutte le mattine. Se non sono in giro, quando utilizzo la compatta di Deborah, alterno sempre la Dior Skin Nude di Dior alla CC Cream di Gauche. Gauche magari è un po' meno reperibile, anche se forse un po' più economica. Se siete in cerca di una BB Cream, anche se adesso magari cambiando un po' il clima, arrivando l'estate, si cercheranno prodotti diversi, comunque io strapromuovo questa BB Cream, mi piace tantissimo, ne uso poca, la stendo con il pennellino, mi dà un bel effetto al viso, tra l'altro un bello sfoghino sulla fronte post New York, spero mi passi abbastanza in fretta, niente di tragico, però insomma. Grazie Harry. Harry sta prendendo a testate una scatola di cartone che mi sposta al treppiede. Comunque questa la promuovo. Poi chi di voi mi segue, vabbè, ho fatto diversi video sulle novità per i capelli. Abbiamo la crema corpo erboristica Omia e la maschera per capelli Omia. Entrambi questi prodotti li ho utilizzati come styling capelli e ve ne volevo parlare per dirvi una cosa. Una ragazza mi ha scritto sotto un video dicendomi: ti seguo da tanto, non commento mai, devo dirti che però l'effetto sui tuoi capelli di questi prodotti non mi piace, li vedo spenti e mi piace di più con la spuma Besitos eccetera, a lungo andare utilizzare queste cose leave-in fa male ai capelli, bla bla bla. Ci sta come ragionamento. La cosa che io però vorrei dirvi è che questi prodotti non hanno sostituito la spuma o la routine che avevo prima. Io semplicemente vorrei darvi novità, nel senso che magari al mio riccio dà più luminosità e tenuta la crema, la spuma Besitos, a un capello riccio diverso dal mio si può invece trovare benissimo con questa crema e magari non ci aveva mai pensato. Quindi non è che io mostrandovi queste cose vado a escludere tutto il resto, sono delle alternative che mi piace offrire alle ricce che magari non trovano pace con i propri capelli e che provando cose nuove magari trovano la loro strada, diciamo. Quindi ciò non significa che io non uso più la spuma Besitos, se il prodotto che continuo a utilizzare di più nella mia routine, devo essere onesta, insieme al suo anticrespo, però mi piace lo scoprire delle novità. Probabilmente io quest'estate in vacanza porterò solo la crema, perché comunque ho due prodotti in uno, per dire. Quindi sono cose che io vi mostro per incitare le ricce a provare delle novità, perché magari con queste novità trovano pace per i loro capelli, che ci sa che spesso non è per niente facile da tenere come capello. Ecco, quindi ciò non significa che io escluda tutto il resto, semplicemente introduco cose nuove, uno le prova, magari c'è chi si trova meglio, c'è chi non si trova bene e rimane con la sua solita routine. Nessun problema. No, ho lasciato di là un prodotto, vabbè, ora lo vado a prendere. Questa crema qui, Elix Extra, coadiuvante cellulite, siero di lumaca, aloe e green coffee, è una crema che mi hanno dato al Cosmoprof. Io sono già amica di Elix Extra perché avevo già lavorato con loro, collaborato più che lavorato, tempo fa, anni fa, mi ero trovata benissimo con la loro crema viso. Mi hanno dato da provare, mi hanno riconosciuta, io ho riconosciuto loro questa crema per la cellulite, la sto utilizzando, sono già a metà e questo per me è un ni. Vi spiego perché. È la crema che mi ha accompagnato per tutto il mese di aprile, quindi l'ho voluta introdurre. Ha un profumo fantastico, non so con che cosa l'abbiano profumata, ma ha un profumo veramente iper super super buono. Nel frattempo, mentre io chiacchiero, vi faccio il close up sull'inci, così ve lo studiate. Si stende molto bene e la zona della coscia, pur avendo sempre la stessa cellulite di prima, è bella compatta. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è che a me per la cellulite piacciono le creme che vadano massaggiate un po' di più, perché sono più che convinta del fatto che il massaggio faccia l'80% e la crema ne faccia il 20%. Quindi sebbene questa mi abbia reso la pelle bella compatta, adesso non mi lamento, il profumo è buonissimo, a me sarebbe piaciuta una composizione un po' più massaggiosa. Se invece al contrario voi siete alla ricerca di un prodotto rapido,
staffa per voi, perché si asciuga molto in fretta. Vi do un suggerimento: fate degli scrub piuttosto frequenti. Se decidete di acquistare questa crema qua, io vi metto il link nel box informazioni, perché tende a, non so se per la sua azione anche un po' esfoliante, a tirar via un po' di pelle morta, quindi a fare un po' quei pallini che a volte danno fastidio quando si mette la crema. Vi consiglio quindi una volta a settimana, anche di più, di fare un bello scrub in modo che non ci sia troppa pelle da tirar via. Poi, sempre arrivata dal Cosmo Prof, questa l'ho acquistata, sto utilizzando molto questa palette qua, la Revolution. La sto utilizzando veramente tanto, ce l'ho sempre nella scatolina dei trucchi da tutti i giorni e mi piace perché non ricordo se ho già fatto delle faccette del giorno con questa, perché ha diversi colori, di quelli shimmerosi, tipo, allora, tipo questo, tipo questi due, che io utilizzo anche da soli al volo, quindi che ne so, la mattina prima di andare in ufficio, se voglio anche mettere solo un colore senza stare a fare sfumature eccetera eccetera, qua ce ne sono di veramente bellini, quindi la sto utilizzando tanto, sia per i trucchi un po' più elaborati sfumando con i colori scuri, che per il trucco monocolore con un solo ombretto, perché sono belli luminosi, hanno una bella pigmentazione, una bella resa. Questa palette l'ho pagata 4 euro, assolutamente rientra nei prodotti del mese di aprile, questo è uno dei favoriti. Un prodotto novità invece, ma di cui voglio già parlarvi, sono questi 3 smalti, questi mi sono stati inviati dalla marca Trebosi, che è un marchio che io conosco già perché conoscevo una ragazza che lavorava lì con loro, con la quale ero in contatto su Facebook, ero andata a trovarla al Cosmo Prof, quindi insomma so di chi stiamo parlando. Mi hanno mandato 3 smalti semi permanenti e io ho detto ma sì, proviamo, perché io ho tutto il kit qui a casa per fare lo smalto semi permanente, non lo faccio quasi mai, però prima di partire per New York mi sono detta facciamo questa prova, così se funziona bene sono a posto per tutta la vacanza. Allora ho fatto la manicure, l'ho fatta da sola, sono passati 10 giorni e non è saltato neanche un micro pezzettino. Non è fatta benissimo la manicure, ma perché io non sono tanto capace, vedete che non sono capace a stare tanto attaccata qui, no? Perché io ho paura di metterlo male, quindi parto un po' troppo in alto. Adesso poi col tempo probabilmente migliorerò, però mi piace, allora, mi piace innanzitutto tantissimo il colore, perché questo rosa pastello però opaco, questo è il colore, sì, che mi piace perché è un rosa pastello però opaco, cioè sulle unghie ha proprio un effetto figo. Devo dire che diverse mie amiche, sia prima di partire che oggi Luana, mi ha detto, ieri mia sorella mi ha detto ma che bello smalto che hai, che cos'è, pipipi. Quindi l'effetto è molto carino. E poi un'altra cosa che mi piace, ve la faccio vedere perché ero rimasta colpita, vi faccio vedere il pennellino della base di questo smalto, eccolo qui, è minuscoletto, guardate quanto è piccolino, è piccolo 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 piccolo, quindi si ha modo di essere molto precise. Questo ve lo dico perché per le impedite come me, le altre basi che io ho, che hanno il pennello più grosso, mi sbordavano un po' dall'unghia, quindi che cosa succedeva? Che dopo un po' si sollevavano, perché magari non aderivano bene, perché sbordellavano un po' sulla pelle, quindi io poi lo sollevavo, lo tiravo via, mi dava fastidio. Invece questo, con questo pennellino così piccolo, mi ha dato la possibilità di essere veramente precisa, di stare all'interno dell'unghia. Fatto sta che insomma questo smalto, sono passati 10 giorni ed è perfetto. A me gli altri smalti semipermanenti dopo pochi giorni comunque mi saltavano, per quello io non sono mai stata una grande fan. Mi sono consultata con la mia vicina di casa, con un'altra ragazza che fa lo smalto semipermanente, mi ha detto che i prezzi sono assolutamente in linea con i marchi che utilizzano loro, tipo Laila, tipo Estrosa, più o meno i prezzi sono tutti lì. Io quindi vi metto il link del sito nell'info box, se vi può interessare. Questo è il colore che ho preso io, si chiama Blossoming Tulip, tulipani in fiore. È molto carina la linea primaverile, sono tutti colori pastello ma opachi. Poi l'ultima cosa per questo video veloce sulle scoperte di aprile, vi faccio vedere questo aggeggio che ho comprato al mercato, questo qua. Allora, io sono una di quelle che si imbambolano davanti alle televendite, tipo Magic Bullet, questo si chiama Nicer Slicer, mi affascinano tutte
cazzate per la cucina. Questo l'ho preso al mercato. Il Nicer Slicer della televisione costa 50 euro se non sbaglio. In promozione ho trovato la stessa cosa con gli stessi utensili, gli stessi gadget, il pelapatate, tutto il coperchio per il contenitore, le diverse formine. 15 euro, vi dicevo, e mi sono affrettata subito. Io lo utilizzo quando faccio non tanto la verdura, cioè non tanto la frutta quanto la verdura, perché quando faccio magari la verdura saltata, o le patatine al forno, le zucchine, i peperoni, mi piace questa cosa che abbiano tutte la stessa dimensione. È fighissimo. Voi mettete praticamente il frutto o la verdura qua, chiudete un po' forte, magari tipo con le zucchine premete di meno, con le carote, le patate schiacciate di più ed escono fuori in cubetti tutti uguali. Quando li fate saltare o li mettete al forno e sono proprio belli da vedere. E quindi è una figata. Poi quando volete pulire, c'è sopra questo tasto push, voi pushate. Non funziona. Perché non funziona il push? Ah, sì, che funziona. Pushate, ah, forse non pusha perché non c'è niente da pushare, giustamente. Una volta che voi pushate, vedete, spinge e butta fuori tutti i residui di cibo. Dovete farlo con questo aperto, senza retina, perché non funziona. Quindi pushate e si autopulisce, cioè non è male, non rimane niente di incastrato lì di Sto schifezzine. dimenticando di una cosa importantissima scoperta nel mese di aprile. Questo è una scoperta, un preferito, un consigliato, un tutto. Allora, se anche voi avete un osso bruno che vi dorme accanto e spesso meditate la possibilità di procedere con un suicidio slash omicidio, il mio consiglio è tappi per le orecchie. Questi nello specifico li ho presi da Tiger perché li ho pagati 2 euro, ma perché volevo provare, nel senso che mi dicevo, ma magari poi mi dà fastidio tenere qualcosa nelle orecchie, inutile che vada a prendere quelli professional in farmacia, quindi mi sono un po' buttata su questi qua simpatici a 2 euro. Sono fantastici, voi di notte, prima di andare a dormire, cioè quando andate a dormire o nel bel mezzo della notte, insomma allungate la manina, prendete questi due cosi, li spiattellate per un po', verificate nell'orecchio e passate in un mondo di silenzio ovattato e meraviglia. Quindi sono assolutamente promossi. Dormo bene, sento la sveglia, cosa che mi preoccupava molto. Qui ce ne sono di gialli e di arancioni e non ho ben capito la differenza perché mi sembrano uguali. C'è anche questa mini scatolina da viaggio, volendo. Questi sono puliti, me ne sono accorta adesso perché era in fondo al pacchettino. Quindi c'è la scatolina da viaggio. All'interno ce ne sono, dunque, 2, 4, 6, 8, 10, una decina. 5 round, diciamo, li utilizzate più volte, poi ovviamente, insomma, l'orecchio si sporca, quindi si sporcano anche loro, quindi li usate qualche volta, poi li cestinate. Adesso, appurato che mi piacciono, riesco a dormirci, funzionano e dormo bene, quando finisco questi 4 che mi sono rimasti, vado poi in farmacia a prendere quelli professional di cera di cui mi hanno parlato molto bene. Basta, vi lascio ai saluti, credo che ci siano adesso. I prodotti che un po' ho scoperto, ho utilizzato di più nel mese di aprile. Ce ne sono altri, ma ho iniziato a fine mese. Allora, di questo smalto vi volevo parlare subito perché mi piace proprio. Gli altri sono prodotti per il viso, cose che riguardano più skincare, quindi li voglio testare un po' di più prima di parlarvene. Magari ve li metterò nei prodotti di maggio. Che altro vi volevo dire? Volevo dire niente. Ho fatto un po' di shopping anche in questi giorni, ho preso delle cosine, ma ne parleremo più in là. Per il resto vi posso salutare e ci vediamo nel prossimo video.